9 maggio del 1997 Marta Russo viene colpita alla testa da un proiettile mentre con un'amica passeggia su un viale dell'Università La Sapienza. Morirà dopo 4 giorni. È la scientifica a scoprire tracce significative di polvere da sparo sulla finestra dell'aula 6 della Facoltà di Giurisprudenza. Il 12 giugno il professor Romano, direttore dell'istituto, viene posto agli arresti domiciliari. La testimonianza è della sua assistente, Maria Chiara Lipari, che riferisce di aver visto nell'aula alcune persone, tra cui gli impiegati Francesco Liparota e Gabriella Alletto. Ed è proprio quest'ultima che accuserà i due assistenti della cattedra di filosofia del diritto, Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro, arrestati per concorso in omicidio volontario. Il 20 aprile del 98 si apre il processo di primo grado, un anno e mezzo dopo la sentenza. Scattone viene condannato a 7 anni per omicidio colposo, Ferraro a 4 per favoreggiamento. Assolti Liparota e Romano. Nel maggio 2000 il processo di secondo grado. In aula Scattone continua a gridare la sua innocenza. Non ho sparato io. Il 13 novembre la perizia chimica, la particella trovata sulla finestra dell'aula 6 non è riconducibile all'innesco del proiettile che colpì Marta. Il 7 febbraio 2001 la nuova condanna in secondo grado per Scattone, Ferraro e Liparota. Il 15 ottobre 2002 il secondo processo d'appello, che si conclude il 30 novembre con l'ennesima condanna per i tre. Le motivazioni della sentenza parlano di un quadro probatorio completo, convincente e riscontrato. Il 5 dicembre il processo arriva per la seconda volta in Cassazione. Quattro giorni di lavori, 4.000 metri quadri di esposizione, d'area dibattito, 17 tra convegni e seminari e più di 150 relatori tra scienziati, imprenditori e politici. Oggi sarà la volta del premio Nobel per la fisica Carlo Rubbia, ma è soltanto il primo di una lunga serie di ospiti di primo piano della scena scientifica. Sono i numeri di Roma Scienza, un vero e proprio evento promosso dalla provincia di Roma e organizzato dall'ufficio Parco Scientifico dell'Università di Tor Vergata, che ha voluto questa vetrina della ricerca e dell'alta formazione e delle imprese innovative, perché è proprio l'area romana ad essere leader nel settore, nonostante forse siano ancora in pochi a saperlo. Roma ha più della metà dei ricercatori italiani, eppure per i cittadini romani questo è un patrimonio ancora marginale, abbastanza oscuro, mentre invece è un'occasione e una risorsa per lo sviluppo della città. A prendere d'assalto l'area espositiva saranno soprattutto gli studenti, ma già da stamattina erano molti visitatori incuriositi, in fila per poter realizzare in prima persona gli esperimenti, grazie all'ausilio dei tanti ricercatori a disposizione, oppure desiderosi di mettere semplicemente il naso nel futuro. Questo strumento è Altea, è un rivelatore di raggi cosmici, verrà mandato in orbita nello spazio nel settembre del 2004. Nell'area espositiva verranno proiettati decine di video scientifici, divulgativi e di storia della scienza. Questa è una specie di ricognizione delle attività scientifiche in area romana, che è una delle aree più importanti da questo punto di vista. Ha anche lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica, soprattutto gli studenti, ad affrontare con più passione argomenti scientifici che sono alla base della vita di tutti i giorni e che ci permettono di vivere oggi una vita inimmaginabile sino a 50-100 anni fa. Questo dovrebbe essere un primo assaggio del futuro Museo della Scienza di Roma, di cui si parla da molti anni e che ancora purtroppo per vari motivi non è stato realizzato. In un'ala della Cappa Amazzoniana, suddivisa in varie sale, anche una mostra fotografica realizzata per l'occasione dal titolo Roma altre immagini, in rassegna la storia di Roma come città industriale e città della scienza, con i suoi protagonisti e i luoghi più importanti. Altri esperimenti alle mie spalle e un po' anche questo il senso divulgativo della manifestazione Roma Scienza, che si concluderà il 19 dicembre dalla Cappa Amazzoniana della stazione Termini. Per Roma 1, Andrea Bozzi. Pisoniano, da Villa dei Pisoni, un paese con poco meno di 800 abitanti, distante da Roma soltanto una cinquantina di chilometri. Pisciano, come viene chiamato in dialetto, meta ideale per gli amanti della natura, della serenità e, perché no, della buona tavola. Tra gli elementi che concorrono a rendere pittoresco il panorama di Pisoniano, la chiesa parrocchiale, al centro del vecchio paese, tornata a nuovo splendore dopo un lungo periodo di restauro e la cui benedizione per la riapertura è avvenuta in questi giorni alla presenza di Sua Eccellenza Monsignor Edoardo Davino, vescovo della diocesi di Palestrina. Questa chiesa che, ecco, per lunghissimi 5 anni è stata ristrutturata man mano, e allora, ecco, oggi è giunto il momento nella solennità di dare questo risalto.
storia, tradizione e cultura, elementi che convivono in una piccola realtà, quella di Pisoniano, e che è facile assaporare e vivere, magari durante weekend fuori porta. Questa chiesa risale al XII-XIII secolo, che ha avuto una prima restauro nel 1900, poi un secondo restauro negli anni 50 e oggi è il restauro forse più importante, vista sia la facciata esterna, la parte esterna più completa e la parte interna, tutti gli stucchi che la decorano. Oggi è un'altra occasione, finalmente sentiremo di nuovo nell'interno della chiesa le note dell'organo.